non so abbracciare una ragazza dopo che avevo poi si schiarisce la mente e ricomincia a cantare per voi cominciò proprio dall'insegnante di canto condivisa con l'amico Gianni Morandi, Ladies and Gentlemen, Paolo Mengoli. E chi ho tanto amato, che appunto l'hai tirato fuori su questo palco, benvenuto. Grazie, buongiorno, ciao a tutti, ciao ragazzi, che bella famiglia che c'è, che bella famiglia. Che bello, salutami. Che bello fare. Tipo, hai visto Giovanna Rani? Si deve fare così però, eh? Ma quello con le mani, ciao, ciao. No. Senti Paolo, tutto sì, cominciò ciao, con questo insegnante. Peraltro voi non dicevi, cioè, tua famiglia, tuo panto, tua mamma era stata mondina, peraltro sì, faceva la casalinga, sì. Papà e ferroviere. Quindi loro si dissero anche, noi non abbiamo i soldi per pagare le lezioni di canto, però sì. L'insegnante disse, come si chiamava? Era maestra Alda Scaglioni, che aveva una scuola a Bologna e che aveva anche un gruppo prima di mettere sulla scuola e nella quale erano passati tanti cantanti, Danila Pizzi a Giorgio Consolini, a Gianni Morandi, che poi entrò anche a far parte di questo grande gruppo dell'orchestra. E io facevo tutti i concorsi quando ero a Bologna, chiaramente come penso tutti i ragazzi giovani che sperano di emergere. E una sera questa maestra arrivò a questo Florida, Dancing Florida, pensa alla parola dancing che non si usa più, Dancing Florida, e mi sentì cantare. Allora mandò un suo emissario, veramente era un suo, colui che gli scriveva le musiche, le partiture musicali, da mio padre, che era lì con me presente, disse sa che la maestra Scaglioni è qui stasera. Alda Scaglioni, che è la maestra di Gianni Morandi, la maestra di tanti altri artisti che hanno fatto successo poi, le piace molto il suo figlio. E mio padre disse subito, nella sua grande semplicità, sì, ma io non posso pagare le lezioni, anche perché in quel periodo io stavo già studiando la fisarmonica. Quindi c'era di tuo, il tuo approccio con la musica era partito, esatto. Così, e beh, lei disse non c'è problema, guarda, non c'è vi problema, offro tutto. Paolo viene e poi sono arrivati questi grandi successi, li vediamo. Sei diversa per guardarti, che farei? I miei occhi li consumerei. Mi piaci da morire, resta sempre come sei. Per tutto l'oro al mondo sai che non ti cambierei. Eh beh, ti consigliarono di toglierti questo foulard nero dal... Sì, perché per un semplice motivo, io ero dalla vittoria di Castrocaro e solitamente chi vince Castrocaro in quel periodo andava di diritto a Sanremo, ma quell'anno non organizzava Gianni Rivera, che organizzava anche Castrocaro, ma Ezio Radaelli, quindi Radaelli non avrebbe mai preso un cantante uscito da un concorso di Rivera. E non andai a Sanremo ed fu la mia fortuna, perché in quel periodo, a parte Giglio Cinquetti e Bruno Filippini, mi sembra, tutti i vincitori di Castrocaro andavano a Sanremo, puff, saltavano, venivano eliminati. Quindi, sai, è meglio.
Cosa successe? Che mi mandarono il disco per l'estate con questa canzone scritta con Mino Reitano, perché l'hai fatto. E devo dire che il produttore di allora si chiamava Franco Califano, che già aveva lanciato i Ricchi e Poveri oltretutto. E allora mi disse: Paolo, noi dobbiamo trovare qualcosa perché insomma la gente si ricordi di te. Perché tu arrivi da Castrocaro, fai la prima manifestazione importante, non sei molto conosciuto, quindi qualche cosa, e io dico, un momento, dico qualche cosa, dico, vorrei mica che vada a cantare con le braghe corte, con i braghini corti, dico, no. Fa, no, al massimo potresti andare nudo, allora sì che parlerebbero. Vabbè, dico, no, non è il caso. Quindi, allora gli venne in mente, credo che fosse Gilbert Bécaud, che in un'interpretazione aveva questo foulard e poi all'improvviso se lo toglieva e manipolava nelle mani facendo... E quindi tu stai sempre con che camicia e foulard nero? No, vabbè, dopo è passato. Hai avuto, certo, no, però no, così hai fatto. Ma aveva ragione Franco Califano, perché il giorno dopo... C'era solo Rai 1 allora, non è che ci fossero tante, Rai 1 forse credo anche Rai 2, ma non credo. E no, il giorno... 69 non credo. No, non credo, Rai 1, bianco e nero, hai visto, così. E il giorno dopo non mi chiamavano, vai che c'è Paolo Mengoni. No, guarda, c'è quello che si è tolto il foulard ieri sera. Quindi Califano ci aveva preso in pieno per farmi riconoscere dalla gente in un modo diverso. Poi chiaramente è venuto il cantagiro con Perché l'hai fatto. La grande amicizia che è nata anche con tanti altri cantanti. A proposito di amici, guarda chi ti manda un messaggio. Stai in Australia, pensa un po', beata lei, quanto mi piacerebbe. Stai in Australia. Paolo, so che sei da Serena, ma sai che ho visto un ragazzo che ti assomiglia, qua pensavo che eri tu. Vieni a vedere, guarda. Ciao, sei Paolo tu? Ciao. No, allora sai cosa faccio? Mi metto a prendere un po' sole con loro. Hello? Hello? È calmo come te, guarda, passo lì. Profilo, guarda. Ciao, ti voglio bene. Ha sentito le sirene di affetti stabili, eh? Ciao. Com'è la pappa? Buona? Vabbè, c'è un Dalisio in Australia in tournée che manda messaggi, trovo meraviglioso. Ma con lei ho fatto tante cose. Ma fatto è, vero tante che, cose. È vero che da bambino salivi sei salito sulla sedia ad un cinema e hai intonato La donna immobile? Beh, tutto viene dal fatto che in casa mia mio padre mi spinse anche a continuare questa carriera prima con la fisarmonica, poi chissà, col canto. Chissà, magari loro, lui pure aveva voglia, voleva diventare un artista. Tua madre voleva cantare. Mia madre era un'appassionata di lirica, da Caruso a Beniamino Gigli a Mario Del Monaco. E quindi proiettavano su di te... No, ma... Io ho preso questa iniziativa perché sentendo sempre in casa e vedendo queste fotografie andammo al cinema a vedere un film del Rigoletto e a un certo momento sentendo sempre questa roba in casa mentre parte un'aria del Rigoletto, sono salito sulla sedia di quelle che ribaltine e la donna è mobile, quale piuma al vento, muta da cento, è il pensiero. E poi mi sono seduto. E tutti ti hanno applaudito, immagino. E tutti, io pensavo che ci sia perché l'arte prima o poi deve esplodere, quindi se poi la vedi così all'improvviso ti diverte. Senti, a Sanremo ci sei andato, vediamo dove. Ragazzi, come noi, non muoio mai, hanno sempre la speranza nelle mani, se lo vorrai anche tu, un vento ti spingerà. Ti sentirai bellissima.
era già l'Ariston. Sì, questo era l'Ariston. I primi due era il Casinò, tutta la gente impettita, tutte, non volava una foglia, e ma neanche un applauso a metà. E mamma ti ha visto a Sanremo? Sì, mi ha visto anche nel 92, mi ha visto l'ultimo che ho fatto. Sono passati 31 anni. C'è chi ci è andato 30 anni dopo, spero di andarci io fra 31, il prossimo anno. Noi te lo auguriamo, guarda, qui fai tutto. Poi peraltro invece sei riuscito a vincere, addirittura ha battuto Gino Paoli nel programma, no? Mediaset con una rotonda sul mare. Sì, perché quello è stato un rientro proprio, devo dire che non me la sarei, non me lo aspettavo. Sì, guardi, ho fatto anche tutto certo. Quattro, ho fatto i fatti vostri, con l'inviato per Michele Guardia, con Mezzogiorno in famiglia, Sanremo, al sabato per le finali, in cui c'era anche un'autrice che è qua anche oggi, che è bravissima, la mia amica Anna Maria Flora, devo dirlo. Bravo, bravo, gli autori sono tutti bravissimi, gli autori di questo programma, fantastici. Viva Anna Maria! E quindi io feci questa cosa qua, insomma, non senza... Senza essere... Qual era la domanda, scusa? No, che hai battuto Gino Paoli. Ah, ecco, mi sono dimenticato. No, è al... Perché allora, ti imbarazza sul... un po' a dirlo, perché ho capito che tu sei una persona che non hai, non allora, sei un millantatore, non sei uno che ha voglia di battere tirarsela tanto. Gino Paoli con Sapore di sale e io con Perché l'hai fatto, e per me era un'eresia, era stata veramente una cosa, difatti nel filmato che ci sono dico non ci posso credere. Ti vergognavi, ti dispiaceva. Gli ho detto scusami Gino, non è colpa mia, io ci ho cantato e la gente qua ha votato, quindi... Vabbè, vuol dire che sei entrato nel cuore di tante persone, è una cosa bella. Tua moglie ti manda un messaggio, la tua no. Seconda... Vai. Ciao Paolo, oggi siamo qua a parlare di te, dei tuoi momenti difficili che hai passato e superato grazie alla tua grande forza e forse un po' grazie anche alla tua famiglia che oggi è qua presente, ma soprattutto ti ha voluto bene nei momenti bui che ci sono nella vita. Poi tu vedi, sei un grande artista, perché comunque l'empatia che tu crei sul palco e fuori dal palco è qualcosa di impagabile. Quindi la tua carriera nella testimonianza, ma soprattutto quello che stai facendo oggi, quello che dai alle persone e che continuerai a dare finché ne avrai forza, questo lo so benissimo. La tua è una grande forza, una grande vitalità che deve esserci e deve continuare fino per sempre. Quindi sono molto contenta che tu oggi sia lì. Saluto Serena e a parlare di te, della tua vita, dei tuoi successi, ma soprattutto di te perché te lo meriti. Ciao amore. Salutiamo Claudia, grazie per averci fatto questo messaggio. Ma come avete fatto? Perché lei è un avvocato penalista oltretutto. Tu ti quindi... sei un po' commosso. Ho l'occhio un po' lucido. Ma perché succede? Perché non è il tipo da rilasciare queste cose qua. Non è il forse tipo... te lo voleva proprio dire pubblicamente, no? Ma non me le hai mai dette queste cose dal vivo? Come te l'ha mai detto? Senti Paolo, no, peraltro lei fa riferimento a un periodo di grande sofferenza, io la domanda te la devo fare perché poi ne hai parlato in televisione e poi magari ci dici anche perché l'hai fatto, perché tu a un certo punto... quando tua figlia aveva 22 anni scopri che non è tua figlia, che non è tua figlia biologica, cioè tu l'hai cresciuta, ma in realtà non è... Mi ero ripromesso di non parlarne più, ma qui con te mi sento a casa, quindi una cosina la diciamo volentieri. Ma no, anche perché magari mi piacerebbe poter pensare che questa vicenda si è risolta, tranquillizzata. No, non si è risolta. E perché credo... tu hai fatto il disconoscimento di paternità a un certo punto. Ho fatto il disconoscimento, ma con grande amarezza, ma... mi ero accorto che non c'era più amore, era un amore unilaterale, non bilaterale, e questo mi è costato tantissimo, ma mi è costato molto, molto. E a me dispiace per lei, perché ha dato troppo forse retta alla mamma, invece non doveva dare retta a quello lei. Perché tu a un certo punto hai visto, cioè c'erano dei dissapori, e come ti è venuto in mente che potesse non essere tua figlia biologica questo... Ma sai, i comportamenti, quando succedono queste cose, sono tanti. Non c'è affetto, c'è forse anche in certi momenti sono stato denigrato, non avevano più fiducia in me, quindi, ma il dirti cambia mestiere perché intanto vedi che sei finito, io credo che da quella volta che me l'hanno detto ho fatto 200 puntate in televisione, quindi Rai 1, Rai 2. Comunque non si dice anche se è vero. Se è vero. Però a me dispiace per lei, mi dispiace tanto per lei e io mi auguro che un giorno venga a sapere la verità. Tutto qui.
Ma qual è la verità? Non so, la verità sua. La verità sua di chi sia, di chi può essere il padre, questo qua. È la perché cosa tu importante. Hai fatto il test a un certo punto, forse in questi dialoghi c'era qualcuno ti avrà detto non sei mio padre, no? Cioè, come ti è venuto in mente di dire? Perché uno come può. Una può frase così che... gli è scappata. Ecco, quindi tu hai pensato. Io sono andato, la mia testa è cominciata a frullare, a dire ma non è possibile. Quindi, eppure invece purtroppo alla fine si è dimostrato così. Ma io, il mio rammarico è di non averle potuto parlare. Ma anche questa ragazza che è una giovane donna, tu l'hai cresciuta, tu senti di volerle ancora bene? Beh, no, come si fa a non voler bene a una persona? E non ti manca? Beh, manca forse, non dico il quotidiano, perché il quotidiano ce l'ho ed è bellissimo, con Claudia, con Virginia, che proprio ieri ha superato l'esame di Stato, 27 su 30, quindi un gran, anche lei in giurisprudenza, quindi ce l'ho il mio familiare, il mio quotidiano. E si vede che il destino ha voluto questo e credo che i figli... non sono di chi li cresce, mi dispiace. Perché sono questo non è vero. Vi spiego subito perché. Se io decido di adottare e cresco un figlio, lo sento mio. Se decido di prendere in affido un figlio, lo cresco, so che è mio. Io l'ho cresciuto finché l'ho cresciuto. Vabbè, tu sei stato ingannato, è ovvio che sì, ecco, è quello. A me però che ha dato fastidio colpa, ma questa ragazza che colpa ne ha? Ma per me non ha nessuna colpa, quindi però non potevo fare differentemente. E non hai provato a ricucire, comunque a continuare ad avere un rapporto? Dal momento che sono uscito di casa, la prima volta che l'ho rivista e l'ho sentita è stata 5 anni dopo che abbiamo fatto, ho rilasciato a Storie Italiane questa intervista. E voi avete fatto questa intervista. Che non... E l'unica, no, l'ultima cosa che ti voglio, perché voglio veramente capire, ma l'ultima cosa che ti chiedo è ma perché tu hai deciso di raccontarla questa cosa in televisione? Perché in ogni posto che andavo mi si chiedeva sempre di lei, a partire da Fabrizio Frizzi, Massimo Giletti, da Pippo Baudo, che l'hanno conosciuta, ma anche negli studi qua a Rai, da Michele Cuguzza. E tu non sapevi cosa rispondere, perché sarà... E io rispondo, anche dai colleghi, da Morandi, da Fogli, da tutti. Allora come va? Com'è che non viene più giù? Com'è, capito? Allora da quel momento dico basta, non ne posso più, io veramente sono stato malissimo, io sono stato male, ma male, che se non avessi avuto di fianco Claudia probabilmente, sì, perché voi mi vedete così, perché quando io entro anche in scena e sul palco mi si accende la lampadina, certo, quindi poi quando tutto attorno a me si spegne, ecco che vado a finire nei miei meandri neri e comincio a meditare, a pensare. Probabilmente Claudia mi ha salvato anche la vita. Quindi, hai avuto pensieri di suicidari? No, suicidarono, però di fare qualche cosa di poco bello sicuramente. La depressione ti butta giù da morire. E quindi diciamo dirlo pubblicamente per te sì. È stato come voler uscire sì. Da questa cosa. Mi sono tolto questo rospo. Spero e che l'hai adesso, voluto dire davanti a spero tutti. Spero che adesso non riscopri la baraonda che è successa l'altra volta, perché dopo aver detto, ma intanto si sa già, non è un problema, è successo di tutto. E che cosa auguri alla ragazza che è cresciuta? Ma io gli auguro tutta la felicità immaginabile, possibile, le auguro di avere una vita serena, le auguro che il bambino che ha avuto anni fa cresca bene. E le auguro di dare meno retta alle persone forse che pensa che le vogliono bene, invece di dare più retta al suo cuore, a se stessa. Tutto qua. È così. Va bene Paolo, andiamo sì. A cantare, vai. Ma bisogna cantare ma oggi. Ma sì, dai un minutino, cantiamo così ti rianimi con c'è la luce, sono i riflettori e c'è grazie, quello che grazie. Hai fatto e sai fare benissimo per grazie. Tutta la vita. Grazie a te mille. Ascella, che ci fai ascoltare? Ma la canzone che mi ha dato la possibilità di iniziare questo bellissimo lavoro professionalmente, che è Perché l'hai fatto. Vai. Il titolo l'hai detto tu anche prima, Perché l'hai fatto? Perché detto. L'hai fatto? Eccola qua, vai. Ma io vorrei che anche voi in studio, mani per aria, su, vita. Io
io t'aspettavo come ogni giorno al solito posto, e invece t'ho incontrata per caso insieme a lui. Quando la sera si spengono le luci non posso più dormire, ma penso ancora a te. Ti rivedo come eri quando stavi con me, i miei occhi nel buio ora piangono. Perché no, l'hai fatto? Credevo che tu fossi felice! Grazie! Grande